Buongiorno, bonjour, good morning e guten tag a tutti voi, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Oggi è con orgoglio che inizio la serie intervista all'autore. Oggi intervisterò Elvio Ravasio, lo scrittore di Le cronache dei Cinque Regni e di Medioevo. Se avete piacere potete andare a vedere il video di recensione che ho fatto qualche tempo fa e che ha avuto un sacco di visualizzazioni. Vi lascio il link in descrizione. Data la situazione, l'intervista sarà online e vedo che Elvio si è già collegato ed è nella waiting room, quindi accogliamolo a braccia aperte. Ciao Elvio, come va? Tutto bene, grazie. Segregati in casa, va bene. Sì. Allora, prima di parlare della serie, di fare domande sulla tua serie, magari se ci dici come ti è venuta l'idea di scrivere un libro e soprattutto come ti è venuta l'ispirazione per scrivere la storia dei libri che hai scritto? Allora, l'idea, beh, allora io quando mia figlia era piccola, più piccola di te, diciamo sui 8-9 anni, e anche prima le leggevo sempre de delle storie prima di andare a dormire, diciamo, no? Le storie classiche che si leggono ai bambini. E a volte ne inventavo di mie e ho detto, ma perché non inventarne una un po' più lunga? E da lì è partita l'idea, diciamo che ogni settimana scrivevo un capitolo e prima di dormire glielo leggevo a letto. Chiaramente la cosa non è nata per essere pubblicata, è nata così, internos familiare. E poi l'hanno letto alcuni amici, hanno detto no, prova, 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 ho provato e mi hanno pubblicato praticamente subito. Dopo 2 mesi mi è arrivato il contratto dalla casa editrice e da lì è partita l'avventura. Interessante come iniziazione, ne sarà sicuramente orgogliosa tua figlia. E se invece ci dovessi dire tre aggettivi che parlano, che descrivono i tuoi libri, che aggettivi sceglieresti? Beh, guardando il fantasy direi magico, potrebbe essere avvincente e anche commovente, se vogliamo. Va bene. E per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto prima, l'ispirazione mi è venuta un po' dal mio background, diciamo, da tutto quello che ho letto nella mia vita. Ho cercato di creare una storia un pochino diversa per non assomigliare a tutto quello che ho letto, però le ispirazioni vengono da tante cose, vengono da una frase che senti, vedi da qualcosa che vedi, che leggi, insomma, da fatti quotidiani, da una serie di cose, insomma. Sì, certo, sono d'accordo, lo penso anch'io. Questo di l'essere un autore di libri è il tuo primo lavoro oppure è più come un hobby? Allora, diciamo che è diventato un secondo lavoro. In Italia è difficilissimo campare di libri perché ci sono tantissimi scrittori e pochissimi lettori, quindi che campano solo ed esclusivamente di libri in Italia, probabilmente li conti su due mani. Io di lavoro sono artigiano, rilego libri, di lavoro ho una legatoria, quindi una vita per i libri, e ho dedicato praticamente tutto il mio tempo libero alla scrittura e alla promozione dei miei romanzi, quindi possiamo dire che è un secondo lavoro a tutti gli effetti. Sì, molto, molto interessante. Vivi quindi in un mondo di libri. E sono anche stato contento di averti visto anche in qualche fiera e è bello anche avere i tuoi libri autografati. Allora, sì, io come ho detto prima faccio tutti i weekend in fiere, eventi, manifestazioni, firma copie. Diciamo che la cosa che a me piace di più è proprio il rapporto con il lettore. Cioè, non voglio essere un nome su una copertina, inarrivabile, irraggiungibile. Voglio essere una persona che, dialoga con i lettori, che sente anche le loro impressioni, quello che è piaciuto, quello che non è piaciuto sui miei libri, perché io ascolto sempre comunque anche le parti negative, delle opinioni dei lettori. Poi nei miei lavori futuri le prendo in considerazione.
Non si può piacere a tutti, ovviamente, l'importante è scrivere per piacere a se stessi, poi si avrà una fetta di pubblico che adora quello che tu vuoi trasmettere e altri no, e ci sta, fa parte del gioco. Ma la cosa più importante è che il rapporto col lettore è quello che distingue un semplice click sul computer che ti fa acquistare un libro su Amazon da un rapporto umano, personale, interattivo, se vogliamo, con la persona che ha scritto un libro che tu hai amato. E poi un libro con dedica è un valore aggiunto che Amazon non ti darà mai, se vogliamo. Io non sono contro Amazon, intendiamoci, io compro molto su Amazon, non libri, ovviamente i libri li compro in libreria. Però diciamo che lo scoprire un autore in libreria a una fiera, secondo me, è una cosa molto più bella, molto più umana. Mm-hmm. Sì, hai perfettamente ragione, e ti confesso anche che leggere i tuoi libri dopo averti incontrato è stato anche più emozionante. E poi averti rincontrato dopo, quando avevo già finito di leggere i tuoi libri, è stato anche quello bello ed emozionante, perché abbiamo anche potuto parlare anche dei tuoi libri. Parliamo della tua bellissima saga di libri. E quale personaggio vorresti essere e perché vorresti esserlo? Allora, ogni autore si riconosce un po' in tutti i personaggi dei propri lavori. Diciamo che quello che mi rispecchia di più forse è Elamar. Più che altro, sì, è un po' un imbecille, se vogliamo, tra virgolette. Però quello che mi piace di lui è il suo fortissimo senso di responsabilità. È un po' l'Iron Man della situazione, diciamo, donnaiolo, playboy, tutto quello che vuoi, però se c'è da salvare il mondo, lui c'è. Questa è, diciamo, l'aspetto che mi piace di più di Elamar, nel quale mi rispecchio molto. Mm-hmm. E immagino che sia difficile per un autore distinguersi nel genere fantasy italiano e tanto più mondiale. E quali consigli ti senti di dare a un amante della scrittura che vuole intraprendere questa avventura come autore? E quanto è importante appoggiarsi alla giusta casa editrice? Allora, distinguersi nel fantasy dopo Tolkien è veramente un'impresa ardua. Consigli, vabbè, prima di tutto deve diventare la ragione della vostra vita scrivere. Se alla domanda cosa volete fare da grandi, la risposta non è lo scrittore, evitate assolutamente di perdere del tempo per questa strada, perché è una strada molto difficile, molto anche, come si può dire, diciamo che c'è molto antagonismo tra gli scrittori, molte gelosie, molte invidie. Non è un ambiente proprio meraviglioso, se vogliamo essere proprio sinceri. Il mio consiglio è di credere nei propri sogni, rimanendo coi piedi per terra, perché fare la strada della Rowling ce n'è uno ogni 100 anni su un miliardo. E dedicarci anima e corpo. Io faccio quasi tutti i weekend che ho liberi in promozione, vabbè, COVID, periodo COVID a parte ovviamente, e quindi insomma ci vuole parecchio impegno, parecchie rinunce, parecchia dedizione. È una strada veramente irta, quindi se non è la cosa che voi volete fare, se volete avere solo la soddisfazione di dire ho pubblicato un libro, lasciate stare. Per quanto riguarda le case editrici, la cosa più importante che dovete guardare, vabbè, la prima è che non siano a pagamento, ovviamente. Anche se, devo essere molto sincero, io ho cominciato con una casa editrice molto piccola, non mi ha chiesto dei soldi, mi ha chiesto l'acquisto di 100 libri. Io, con tutti gli eventi che ho fatto, ne ho comprati 800, non 100, e di conseguenza la cosa per me non era problema e da qualche parte dovevo iniziare.
queste le chiamano le case editrici a doppio binario. Potrebbe essere un'idea se le persone che ci sono alle spalle di questa casa editrice sono le persone serie. Io mi sono trovato benissimo, erano persone assolutamente oneste e corrette, e da lì è partita la mia strada. Al di là di questo, assolutamente dovete guardare che una casa editrice abbia una distribuzione, perché senza distribuzione voi non arrivate in libreria. Di conseguenza avete una visibilità minima, quindi non potete sviluppare una fetta di pubblico che è quella principale, perché io vendo molti più libri in libreria, diciamo 3 volte i libri in libreria di quelli che vendo alle fiere. Quindi è un mercato importante, soprattutto nelle librerie di catena come Mondadori e Feltrinelli, oltre che le librerie indipendenti. Quindi la prima cosa da guardare è che abbia una discreta distribuzione, perché se è piccola non avrà una distribuzione capillare ovviamente, quindi che abbia una discreta distribuzione e che ci siano alle spalle persone che ci credono e che si comportino correttamente con voi. Grazie per questi spunti sicuramente molto interessanti e spero che anche i nostri ascoltatori, magari chi ha intenzione di scrivere un libro, ne faccia tesoro. Un'altra domanda, perché hai scelto di mettere le illustrazioni nei tuoi libri? Allora, ho scelto di mettere le illustrazioni per 2 motivi. La prima perché io sono nato coi fumetti, quindi ho mangiato pane e fumetti fino alla fine delle medie, diciamo, prima di arrivare alla letteratura. La letteratura per gusto, quindi al di là dei libri che ti danno a leggere a scuola, la letteratura proprio per la voglia di leggere un libro mi è venuta al liceo con un libro che ho iniziato per caso e che non riuscivo a smettere di leggere, quindi di conseguenza da lì poi è partita la voglia proprio di scoprire i libri. Quindi il mio amore per i fumetti mi ha portato a inserire le illustrazioni, ma c'è un motivo molto più importante. Il mio primo libro in particolare, quindi Guerrieri d'Argento, nasce per avvicinare i ragazzi alla lettura. È un libro semplice, un'avventura molto dinamica, e noi attualmente viviamo in un mondo molto legato all'immagine. La televisione, fumetti, serie TV, cinema, l'immagine è cellulare, tablet, insomma l'immagine è molto legata alla vita di oggi. E quindi per portare giovani lettori verso la letteratura, ho voluto invogliarli, se vogliamo, con delle illustrazioni che catturassero la loro attenzione. Quindi che li invogliassero, mischiando scrittura e illustrazioni, ad avvicinarsi ai libri. Questi sono i 2 motivi principali per cui l'ho inserito. Sì, sì, in effetti l'idea di mettere delle immagini nel racconto è anche bella per far capire un po' il punto di vista dell'autore. E poi personalmente devo ammettere che a me piacciono molto le illustrazioni che hai scelto. E oltre alla la saga delle Cronache dei 5 Regni e Medioevo, hai in mente di scrivere qualcos'altro? Un autore non si ferma mai, quindi sto scrivendo il mio prossimo libro, che sarà un prequel di Medioevo, non un sequel. Tutti continuano a chiedermi il seguito, però finché non ho un'idea veramente all'altezza della prima idea, non me la sento di continuare nel futuro. Ho preferito sviluppare un precedente, un passato di questa saga. È un passato più che altro perché ci sono degli antenati, dei protagonisti di Medioevo. La storia è completamente diversa, anche se scopriremo come è nato l'ordine, quindi i negromanti, come è nato il loro ordine e cosa li ha portati a intraprendere la strada che hanno intrapreso in Medioevo. Interessante, interessante. Non vedo l'ora di leggerlo quando sarà pronto. Hai finito Medioevo? Sì, sì, sì. Yeah, okay. Molto bello, sì. Lo consiglio anche ai telespettatori che ci guarderanno. E ora siamo giunti all'ultima domanda, ma non per importanza, perché ti chiedo com'è stato essere intervistati da Camprogen? Come ci si sente?
La cosa mi fa molto piacere, prima di tutto perché sei un gran lettore, quindi fa sempre piacere parlare con, e soprattutto sei un lettore dei miei libri, quindi meglio di così non ci si poteva chiedere. E poi mi piace aiutare e collaborare anche con persone che si dedicano al mondo della lettura, della cultura in particolare. Ma soprattutto della lettura. E il fatto che tu sia così giovane, insomma, ti fa onore, anche perché, come saprai meglio di me, quelli che parlano di libri sono molto meno seguiti rispetto a quelli che parlano di videogiochi, di tutto questo altro mondo che, insomma, ha molti più follower, dell'aspetto culturale. Quindi la cosa mi fa molto piacere. E devo dire che la cosa mi rende orgoglioso perché non ci sono ragazzi così giovani che si dedicano a sviluppare un blog culturale, se vogliamo. Quindi che parli di libri, che parli di autori, che parli soprattutto di autori italiani, perché io vedo molti blog che diciamo, promuovono la letteratura straniera, sulla quale non ho nulla da dire, però abbiamo tantissimi autori bravi italiani, insomma, penso che sia giusto dar loro uno spazio importante in questi ambienti. E quindi la cosa mi fa molto molto piacere e ti faccio i miei complimenti per la tua iniziativa e spero che tu abbia un grandissimo successo come blogger. Grazie, grazie. Prego, grazie a te. È stato un piacere e soprattutto un onore parlare con te e farti questa intervista anche da parte mia. E quindi ti ringrazio molto per aver detto di sì alla mia domanda, se la volevi. Figurati, grazie a te, buone letture a tutti voi, a te in particolare, e ci sentiremo per le mie prossime pubblicazioni. Va bene. Grazie. Ciao Elvio, ciao. Ciao, buona giornata. E spero che questo primo video di intervista all'autore vi sia piaciuto. A me personalmente è piaciuto tantissimo e sarei rimasto ore a parlare con Elvio. E quindi se vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, lasciate like, iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci rivediamo nel prossimo video.